Paola Montemurro, canto e recito. Basile, sono cantante e lettrice. Gianluca, ballo. Piero Giunalongo, canto, ballo e recito. Viviana Bozzi, leggo. Nome? Antonio. Cognome? Antezza. Anni? 18. Liceo? Scientifico Dante Alighieri. Matera o Potenza? Matera, Matera. Rigorosamente. Ruolo del musical? Attore, cantante, ballerino. Ruolo nell'istituto liceo scientifico di Matera? Ahimè, rappresentante d'istituto. Prima volta al musical? No, il quarto anno. È bravo a recitare? Se la cava. Nome? Cosimo. Cognome? Contini. Anni? 18. Scuola di appartenenza? Liceo scientifico Dante Alighieri di Matera. Classe? Quinta B. Prima volta in un musical? Sì. È bravo per ritornarci? Sì. Sì, sì, sì. Il ruolo? Ballerino. Con chi balla? Rossella Carmentano. Età di Rossella? 17. Poco preparato? Sì, rispetto alla ballerina sì. Canto in gruppo e faccio un duetto. Allora, le canzoni che faccio, la prima è La forza della vita, la seconda è Tra le cose che vivi e poi c'è Cinque giorni di Zarrillo. È la prima volta che partecipi a questo musical? È il terzo anno. L'anno prossimo? È l'anno prossimo all'università. Peccato perché è una bellissima esperienza. Cosa ti lascerà? Sinceramente questa esperienza rimarrà nel mio cuore perché è un'esperienza indescrivibile. Poi il teatro serve molto a crescere, tantissimo. Pensi di coltivare questa passione del teatro? Spero di riuscirci. Ora facciamo un'incursione nel camerino. Vediamo a sorpresa, non sappiamo quale studentessa troviamo, come la troviamo. Possiamo? Ciao! È la prima volta che partecipi a questo musical? Per me è il terzo anno, sono al quinto anno quindi è finita per me. Cosa ti rimarrà più nel cuore? È un'esperienza fantastica perché insegna a prendere le proprie responsabilità e a tenere il palco, anche a sbloccarsi caratterialmente. Qual è invece l'emozione che hai provato durante le prime prove qui nel palco del Teatro Duni di Matera? Un senso di perdizione, proprio di smarrimento, perché è grandissimo, bello. È la prima volta che partecipi? Sì, il primo anno, anche se sono al quinto, ci provo. Cosa ti rimarrà di ricordo di quest'ultima, insomma, rappresentazione teatrale? Un'esperienza su un palco con tanta gente che vi guarda. È comunque emozionante. È la prima esperienza questa? No, questo è il terzo anno già. Cosa ti rimarrà di questo musical edizione 2008? Sicuramente è un'esperienza bellissima perché mi ha aiutato molto a crescere. Anche nel rapporto con gli altri, cioè serve moltissimo. All'inizio a me non piaceva, non mi attirava per niente, però poi quando l'ho provata è stata una cosa stupenda. Vorrei rifarlo ancora moltissime altre volte. Ogni sabato vi incontravate per le prove, quindi piccoli sacrifici durante la settimana, quindi ne è valsa la pena. Sì, ma io non li considero sacrifici, perché io andavo lì con la voglia di divertirmi, di stare con gli altri, cioè non è stato mai un peso per me, sinceramente. Sono una lettrice. Qual è la poesia? Come si chiama? Di chi è il contenuto? Allora, è sull'amicizia di Khalil Gibran e praticamente parla di come deve essere un amico per poter essere chiamato tale. Che emozione si prova? Una grande emozione, infatti per me è la prima volta a teatro, quindi è indescrivibile. Appena si varca il palcoscenico è bellissimo. Pensi di continuare con questa passione del teatro? A me piacerebbe molto continuare, sì, perché ho scoperto una passione. Qual è l'emozione che ora stai provando a pochi minuti dallo spettacolo serale delle 20:30? Agitazione, tensione. Ciao!